Sono felice che effettivamente sono ritornato sul tubo. Il problema è che non ho ricevuto abbastanza attenzione di quel che speravo. L'unico modo è continuare a fare i video e riavere, l'attenzione di qualche mese fa, dove più o meno stavo messo abbastanza bene. Il problema adesso è con cosa vado avanti? Secondo me dovresti fare una nuova puntata di giochi retro. Sì, sarebbe un'idea, ma... No, no! Fai una nuova puntata di Minecraft! Minecraft, cazzo, no. Minecraft devo andare a cercare nuove mod, devo andare a cercare mod compatibili con le versioni che io ho, non con quelle che io dovrei avere come le versioni ufficiali, non ho quelle purtroppo. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Purtroppo sì. Perciò Minecraft, non lo so, potrei andare avanti, ma abbastanza noioso. Senza nuovo marchingegno. Appunto, fai una nuova puntata di giochi retro. Sì, effettivamente sarebbe una buona idea. No, fai Minecraft! Sì, potrei andare avanti anche su Giochi quello. retro. Minecraft! Giochi retro! Minecraft! Giochi retro! Minecraft! Giochi retro! Minecraft! Adesso basta, ok? Adesso basta. Ci penso io, sono rotto le palle, guarda. Porca puttana, ho incredibile. Sempre mi sto tirando la sedia, ma non è vero. È la decisione finale. Oggi tratteremo di questo. Aerifix Dogfighter è un titolo prodotto negli anni 2000 dalla USD, Unique Development Studios, scomparsa nell'anno 2004. Questa ex azienda la riprenderemo per altri titoli. Il gioco è ambientato in una casa. Sì, in una casa. Giustamente alcuni di voi diranno: ma cosa c'entra una casa? Stiamo parlando di aerei, giustissimo. Ma noi interpreteremo un aereo modellino, un po' come Toy Story, insomma. Esatto, saremo dei modellini di velivoli ripresi dalla Seconda Guerra Mondiale. Fantastico. Potremmo impersonare sia la fazione degli alleati che quella dell'asse, entrambi con i modellini correlati. Non c'è la vera e propria trama, dovremmo solo eseguire delle missioni primarie e secondarie per abbattere l'altra fazione. Osserviamo bene l'interfaccia grafica. Qui vi si presenta la vita del velivolo, la benzina, il contatore delle munizioni, della mitragliatrice e armi secondarie, la velocità e la mappa. Ci sono in tutto 17 modelli, 9 armi e 20 livelli totali. Ci sono anche dei potenziamenti riguardo 4 delle 9 armi. Uccidendo i nemici o distruggendo vasi si possono raccogliere delle stelle, o assi a seconda della fazione. Raccogliendone 10, le 4 armi salgono di livello. Lo si può notare dal cambio di colore e anche dal suono prodotto. Il livello massimo è 5, 50 stelle o assi. Le armi secondarie sono ancora più divertenti da usare. Perché? Perché sono, al posto di missili veri o quant'altro, degli oggetti quasi comuni nella vita reale. Esempio, una bomba aria-terra è un semplice petardo. Un missile aria-aria è un missile di quelli di Capodanno. Hanno introdotto anche armi tipo il puntatore laser come arma di penetrazione. Oh, mannaggia. Oppure un petardo più potente viene associato a una bomba atomica. Nella descrizione dell'arma troviamo anche qui la famosa dicitura "la madre di tutte le bombe". Altro che Call of Duty. Il gameplay è veramente simpatico.
Inizialmente sarà difficile manovrare il velivolo, ma con una leggera pratica si possono compiere manovre più difficili. La grafica, per essere un titolo del 2000, è veramente ben fatta. Gli aerei, i modellini dei vari veicoli, le basi e l'ambiente sono veramente simpatici da guardare. Non è un titolo di cui ci si annoia subito. Cos'altro possiamo aggiungere a questo titolo? Ma certo, il multiplayer. Testiamolo in diretta, visto che non l'ho mai provato. Ma soprattutto sperando che i server siano ancora attivi o cazzo. Purtroppo per cause sconosciute il gioco non mi parte più, ma ho scoperto che hanno inserito dei documenti riguardo alla seconda guerra mondiale, collegati ai vari veicoli e anche riguardo alle varie missioni del gioco. Spieghiamoci bene, i velivoli e i veicoli usati e non vengono spiegati attraverso dossier in base alla vera guerra vissuta nella prima metà del Novecento. Le missioni invece sono collegate all'invasione della Gran Bretagna dalla parte nazista, insomma. Un'ultima chicca viene proprio dal nome Airfix. Questo nome deriva da un vecchio marchio di modellini. Ecco da dove si sono ispirati. Bene ragazzi, la puntata è volata via velocemente. Mi raccomando, continuate a seguirmi. Noi ci vedremo alla prossima puntata. Ciao! Ovviamente ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace. E se non siete iscritti al canale, vi suggerisco prima di passare sul canale principale, visualizzare il mio bellissimo trailer, che è piaciuto un sacco di persone e mi fa molto felice, e poi iscrivetevi. Ah, dimenticavo, condividete il video.